convinta. Me lo sento nelle palle. Stavolta si fa sul serio. Smettila. Mi fai molto innervosire. Prima o poi doveva pur nevicare. Non è solo neve, lo sai bene. È la fine di tutto. Perché mi costringe a essere ragionevole? Ragazzi, parliamo solo del tempo. Ultimamente fa un po' freddo. Vuole dire che il Fimbul Winter è alle porte, ragazzi. L'ultimo inverno. Me lo sento nelle palle. Sì, abbiamo capito. Se siete diretti verso casa, cercate di non fermarvi e di non morire. E se non siete diretti verso casa, idem. Ehi, aspettami! Mimir, perché Tyr si sentiva responsabile per ciò che Odino fece ai giganti? Ci fu un incidente poco dopo la creazione. Del Mjolnir, quando Tyr organizzò un incontro diplomatico tra Odino e i re dei giganti. Avvenne agli albori della lunga guerra, quando la vittoria era un miraggio e gli Jotnar erano l'ago della bilancia tra gli Aesir e i Vanir. Odino aveva convinto Tyr che il martello fosse solo un deterrente per ottenere una pace più vantaggiosa. Tyr sperava di convincere tutte le fazioni che in pace avrebbero prosperato. Sapeva che i giganti erano molto preoccupati per il martello, una super arma in mani poco fidate, ma si fidavano di Tyr. Tyr vedeva sempre il meglio nelle persone e, convinto dalle parole di pace di Odino, portò il dio corvo a Jotunheim. La situazione si deteriorò in fretta. I giganti si aspettavano l'inganno di Odino e scoprirono il suo vero piano: spiare e rubare i loro segreti. Grazie alla loro magia, cacciarono per sempre Odino dal loro regno. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Avete messo paura a quell'alchimista? Cavolo, la torre ha mangiato la pietra dell'unità, vero? Volevo volare. Già, è proprio un peccato. Ripetimi come faceva Odino a sapere che saremmo andati a Jotunheim. Odino è assai sveglio. La sua opinione di sé non è esagerata e colleziona profezie.
Se una cosa parla del futuro, lui la prende per sé, per aumentare la sua fama di onniveggente e onnisciente. Ma naturalmente a lui importa il controllo del futuro, del suo destino. Controllerebbe ogni regno di ogni terra, di ogni mondo, se potesse. Cerca di eliminare ogni sacca di resistenza. Anche se non hai mai rappresentato una minaccia, lui pensa che un giorno potresti esserlo. Capisci, quindi? Non è importante conoscere come faceva a saperlo prima di voi. Conta solo che aveva ragione. Ah, siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono... Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Ok, può andare. Dormi. Sto già dormendo. Il tuo arco!
Atreus, sei pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Il Fimbulwinter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi dobbiamo fare altre cose. Vieni.